Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. E oggi un nuovo video, tratteremo delle razioni d'emergenza, in particolare della BPVR. Andiamo a vederlo. Allora, ce l'abbiamo qui davanti, BPVR, Emergency Food, 9 barrette per 500 grammi di peso, 10.187 kJ per 2.432 kcal. Andiamo a vedere un attimo la scatola. Varie lingue, razione di sopravvivenza, italiano. Poi andiamo a vedere il retro. Qui vediamo gli ingredienti. Abbiamo farina di frumento 49%, oli vegetali, palma e colza, destrosio, fiocchi d'avena, zucchero, malto d'orzo, sciroppo di glucosio, proteine del latte, cloruro di potassio, stabilizzante. Dopo abbiamo antiagglomerante e antiassidanti. Può contenere tracce di soia. Ok. Questo alimento qui è garantito fino al 2032. Quindi non so neanche se sarò vivo. Vabbè, comunque un alimento da mettere nel bug out bag, perché è piccolino, cioè guardate la mia mano, non è grande, saranno circa 10-11 cm per 10-11 cm anche qui. Sì, il buono di questo prodotto qui è che ha una lunghissima conservazione, ecco. In più, da quello che mi è stato detto della casa madre per l'utilizzo, allora qui abbiamo 9 barrette che si dividono a metà e quindi diventano 18 biscotti. Loro mi hanno detto che per un adulto che non fa sforzi, quindi che, non so, facciamo un esempio, in caso di calamità questo adulto se ne sta seduto e non fa niente, diciamo, oppure i minimi sforzi, basta un biscotto alla mattina fino alla mattina dopo, senza problemi. Invece se questa persona deve fare sforzi, lavori, eccetera, loro mi hanno detto sui 2 biscotti e mezzo, 3, diciamo, per tutta la giornata. Altro da aggiungere? Niente, penso sia un prodotto molto valido, visto anche il prezzo. Con questo andiamo a vedere un attimo all'interno della confezione come è fatto. Allora, ecco già una cosa buona, vediamo che un attimo, solo che tiriamo su un attimo l'inquadratura, ecco, vediamo che è sotto vuoto, il sacchetto in Mylar. Questi qui non possono stare anche sotto il sole, fino mi pare a 35 gradi. Più 35 gradi fino a meno 20 tranquillamente. Come vedete sono suddivise anche qui da fuori, vediamo che ci sono 9 barrette. Bene, andiamo a aprire il prodotto. Bene, si sente il sottovuoto. Ah, benissimo. Benissimo. Sono confezionate una ad una. Questa è una buona cosa. Ok,
Calcolate che questa è la mia prima volta che provo questo prodotto qui. Vorrei fare anche una prova di 3 giorni con questo prodotto senza mangiare, anche perché dico che è meglio provare adesso il prodotto che non dopo, se succederà qualcosa, insomma. Andiamo a vedere com'è. Allora, si presenta abbastanza farinoso, abbastanza cristallino. Vediamo che si sfalda un pochettino facilmente, ma è anche bello morbido. Pensavo fosse cioè, più duro. Andrò a provarlo io personalmente, vediamo com'è e vi dico subito. Allora, il gusto devo dire che è buono, è dolce, ma non troppo. La consistenza è piacevolissima, non è di quelle cose che impastano la bocca proprio di brutto, insomma. Un altro pezzettino, giusto per. Buono, non pensavo che era così. Anche, ecco, diciamo che in una situazione d'emergenza anche queste cose qui fanno la differenza, perché se dovremmo mangiare un cibo anche d'emergenza che ci farebbe schifo, anche lì butta giù l'umore e non è il massimo. Invece qui in bocca si presenta come un biscotto, diciamo da latte, all'incirca, circa come un biscotto da latte per fare la colazione al mattino. Buono, dolce, morbido, un pochettino farinoso, vabbè, ci sono i cereali da quello che ho letto. Mi sono scusato un attimo che vedo un attimo. Fiocchi. Ecco, saranno i fiocchi d'avena che hanno quella cosa di farinoso. Buono, buono veramente. Calcolate che io la mattina non faccio colazione. Adesso sono, vabbè, vediamo un attimo, faccio vedere, sono le 10, manca 5 alle 10. Avevo fame. E già così mi sta, come si dice dalle nostre parti, stagnando, nel senso che già non sento più la fame. Buono. Così si può utilizzare in questo modo qui. Se no, si può utilizzare in un altro modo, cioè prendendo, senza mangiare, perché comunque questi biscotti qui bisogna bere un po' d'acqua vicino, non è che possiamo mangiarli così senza bere acqua. Anzi, se non abbiamo questa cosa qui, sapete benissimo che è meglio bere che mangiare, perché senza acqua duriamo 3 giorni. Comunque, altro utilizzo è frantumarlo, facciamo una polvere. Qua io in questo caso non l'ho messo dentro il gavettino per farvi vedere, ho preso un bicchiere di vetro, andiamo a frantumarlo, a fare, ecco, vedete che si polverizza abbastanza facilmente. Un po' di casino, ma vabbè, lo mettere dentro così.
Già che ci siamo, ormai me lo mangerò anche questo perché ormai è aperto. Beh, che comunque si potrebbe chiudere e rimettere dentro. Ma proviamo insomma a mangiarlo. Forse oggi saltiamo il pranzo. È già così. Diciamo che sarebbe. Cioè, adesso io sto facendo la prova, ma teoricamente quello che dicono loro, se l'adulto non fa niente, un biscotto basterebbe. Caspita, proprio viene fuori un bel po' di roba, qua. Mi sa. Andiamo ad aggiungere un po' d'acqua. Mescolare. Calcolate che ci vogliono, penso, almeno un minuto o due, che faccio vedere qua, che comunque questa cosa qui è secca, disidratata. Vedete? Ecco, una bella. Perché così possiamo anche assimilare liquidi allo stesso tempo, e forse è anche più gradevole per alcuni. Penso che questa cosa qui tranquillamente possono mangiare anche i bambini, insomma, non ci siano problemi. L'importante è calcolare bene le calorie. Ecco, adesso vediamo che si sta solidificando un po' troppo, mettiamo ancora un goccino d'acqua, giusto per farla un pochettino più molle. Calcolate che anche questa è una cosa buona, perché non serve che mettiamo nel bug out bag 8 litri di acqua, cioè nel senso sì, possiamo metterli, ma per bere o lavarsi, quello che è possibile, però anche qui vediamo che per mangiare avrò messo, penso, 3 cucchiai d'acqua, 4 cucchiai, ecco. Adesso ancora un pochino. Ok. Cioè, viene fuori proprio un pasto praticamente. Proviamo a cercare, vediamo. Non saprei come descriverlo, nel senso che sì, diciamo che è un purè, una pappina, insomma, però altamente calorica. Veramente, mi sa che salto il pranzo con questa cosa qui. Buono. Io questo prodotto qui l'ho acquistato tramite conserva.de, vi metterò il link qui sotto in descrizione. E io vi dico, io ho fatto questa recensione qui perché trovo che il prodotto sia molto molto valido, anche per il prezzo. Che se andiamo su altri siti vediamo che altri concorrenti che fanno comunque sempre l'azione di sopravvivenza hanno prezzi esorbitanti, e invece da loro ho preso un stock direttamente,
perché ho visto che il prezzo, cioè, voi potete anche prendere la singola confezione, eh? Cioè, non è che avete o dovete prendere stock per forza. Cioè, se volete prendere uno per provarlo, potete farlo, insomma. E per il prezzo che ha, cioè, merita, veramente merita, anche per l'elevata, diciamo, come dire, per l'elevata scadenza, insomma, perché, diciamocelo, avere del cibo a lunghissima conservazione nel bug out bag senza stare ogni volta a controllare le scadenze ogni anno, ogni 2 anni, tutte quelle cose lì, diciamo che almeno abbiamo meno lavoro, insomma, per quello che riguarda il nutrimento. Altro da aggiungere? Niente, io vado avanti a mangiare. Visto che è gradevolissimo, veramente gradevolissimo. Cioè, non pensavo. Veramente buono. Veramente buono. Altro cosa potrei aggiungere per voi? Saprei neanche io, sinceramente. Tranne a dirvi che è buono. C'ha una scadenza lunghissima. Questo già sono dei punti a favore. Anche il prezzo, insomma, 3 punti a favore. Non saprei. Dei punti di svantaggio, non saprei neanche cosa dare, sinceramente. Perché diciamo che è perfetto. È perfetto. Veramente perfetto. Niente. Qua vediamo com'è la situazione. Se solidifica un po' ancora, vuol dire che sta assorbendo ancora un po' d'acqua. Vorrebbe ancora un po' d'acqua, buttiamocela. Vediamo cosa viene fuori. Dopo questo prodotto qui, comunque, allora io ve lo dico, è la prima volta che lo provo e sono rimasto, diciamo, di stucco, nel senso che non pensavo che era così buono, già così di suo. Dopo, no, cioè, non è detto che uno deve andare via con questa cosa qui nello zaino e basta. In caso di emergenza, uno può avere anche una bustina di cacao, buttarcelo dentro ed è ancora più gradevole, insomma. Vediamo se, boh, questa è la, ok, cioè già così è perfetto, veramente buono. Poi se uno vuole portarsi il cacao, frutta secca, non so, gocce di cioccolata o che comunque hanno un minimo peso, insomma, le aggiunge a questa pappetta qui. Credetemi che sazia, ma io sono già sazio adesso qui con voi, che sto registrando per farvi vedere questo prodotto. Sono già sazio con una barretta. Cioè, io sono uno che di solito mangia un pasto a mezzogiorno che è pari a 150 grammi di pasta, perché comunque sono una buona forchetta. Vi dico, cioè, questa roba qui mi ha saziato proprio, mi sta, cioè, veramente una bomba, no, non ho parole, veramente, perfetto, perfetto, niente, se avete domande sul prodotto, scrivetemi qua sotto, cercherò di rispondervi. Per il link, come già detto, ve lo lascio in descrizione per sapere dove acquistarlo, questo prodotto qui. Dopo, se vorrete, cioè, per voi, potrò fare, diciamo, una challenge, nel senso che potrei provare a mangiarlo per 3 giorni. Mettiamo da parte un attimo. Mangiarlo per 3 giorni e vedere come ci si sente
Cioè, già io comunque mi sento bene adesso, nel senso che sono pieno. Perché se io calcolo, allora, vediamo un attimo. Loro mi hanno detto se per un maschio adulto basterebbe mezzo biscotto, cioè un biscotto di questi qua, dalla mattina fino alla mattina dopo. Io faccio come voglio io, nel senso che magari mi mangio. La colazione non la faccio normalmente di mattina, però potrei fare una cosa del genere. 3 barrette al giorno sono 3 giorni di sussistenza. E anche questo è buono. Cioè, 3 giorni con un pacchettino del genere. Cioè, non è da poco. Poi, io non faccio colazione, quindi avrei una barretta in più. Quindi farei pranzo cena, cioè vado avanti 1, 2, 3, 4 giorni e mezzo tranquillamente, cioè proprio tranquillamente. Poi calcolate che io ho messo 3 di cioè 3 di queste confezioni qua dentro lo zaino, quindi pensate voi quanti giorni potrei farne. Potrei addirittura scambiarle in caso di necessità. Niente, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace se vi è piaciuto. Se volete, iscrivetevi. Vi aspetto al prossimo video. Grazie.